Cari amici, cari fratelli e sorelle, abbiamo appena ascoltato il brano conclusivo del discorso ecclesiastico di Gesù, che è cominciato con il Vangelo che abbiamo meditato domenica scorsa tramite il nostro Pontefice e termina con questo racconto di Gesù, che è il quarto discorso dei cinque grandi discorsi del Maestro che sono contenuti nel Vangelo di Matteo. Quello che abbiamo ascoltato quindi non è semplicemente un racconto o una bella storia su cui possiamo meditare un momento per poi magari occuparci di altro e dimenticarci di tutto, ma è un insegnamento prezioso, importantissimo, una gemma incastonata in un gioiello preziosissimo di questi discorsi di Gesù che sono presenti nel Vangelo. Discorsi che ci portano a prendere con serietà questo cammino. Discorsi che ci invogliano e ci spronano ad avere un atteggiamento nel cammino di fede che stiamo facendo non con ragionamenti umani, non con calcoli umani, ma con quella fede, con quel rispetto, con quell'amore che si deve a Dio. Questa parabola diventa l'indicazione di Gesù per arrivare alla conquista del Regno dei Cieli. Quindi qualcosa da prendere molto seriamente, da ascoltare con molta attenzione, perché diventa la via per la conquista o la perdita della vita eterna. Non a caso questa parabola comincia con «il regno dei cieli è simile a». Quindi ci indica la strada attraverso la quale possiamo veramente conquistare il regno dei cieli e che oggi passa tramite questo insegnamento nella nostra capacità di saper perdonare i fratelli. Ricordandoci che i fratelli in Cristo sono stati creati dal Padre, sono stati redenti dal Figlio e sono stati santificati dallo Spirito Santo. Quindi Gesù ci invita non tanto a vedere nel prossimo un altro uomo o un'altra donna, ma a vedere dei fratelli e a vedere delle sorelle che nel loro cammino possono fare degli errori. Dobbiamo essere talmente bravi da riuscire a vedere nel fratello il vero volto di Cristo, di un Dio uno e trino, che si manifesta attraverso tutti i fratelli che camminano insieme a noi. Oggi Pietro chiede al Maestro quante volte bisogna perdonare un fratello che sbaglia. E Gesù, ora come allora, gli risponde non 7 volte, sapendo che quel numero 7 era nella cultura e nella tradizione ebraica un numero che indicava pienezza, ma una pienezza umana. Ecco che Gesù ci sprona quindi ad andare oltre questo, dicendo quindi non 7 volte, ma 70 volte quel concetto di pienezza umana che voi avete. Questo perché Dio cerca ad ogni parabola, ad ogni insegnamento, di allargare la nostra capacità di amare, di ingigantire la nostra generosità, di far sì che in una parola possiamo divinizzarci. Quindi questa rinascita dall'alto, questa rinascita tramite l'opera dello Spirito Santo, deve portarci non ad avere un approccio anche verso il prossimo, così come ce lo avrebbe chiunque che non vive nemmeno Dio. Perché sennò che differenza ci sarebbe tra chi vive il Signore e chi non lo vive?
Gesù vuole che invece noi abbiamo un atteggiamento, un modo di fare e di pensare che sia divino e che vada oltre le logiche umane, che vada oltre i limiti che sono posti dentro ognuno di noi. Questo è possibile solo se noi manteniamo il nostro sguardo fisso su Cristo, se noi osserviamo e impariamo da ogni sua azione, da ogni sua parola, da ogni suo atteggiamento, per divenire noi in Lui e Lui in noi divini come Egli è. E una parte importante è quella di tornare, come il nostro pontefice Samuele ci ha invitato tante volte domenica scorsa, a ritornare fanciulli, a ritornare semplici, a ritornare piccoli, a ritornare docili a quella volontà del Padre, a ritornare semplici per divenire santi come Egli è santo. Solo così potremo mantenere e dimostrare la nostra appartenenza a questa Chiesa. Una Chiesa che ha fatto della Divina Misericordia la propria missione, che ha fatto di questo santuario il santuario della Divina Misericordia, dedicato alla Divina Misericordia. Ecco questa Chiesa indomita, giovane, leggera, che vuole portare una fede nuova, una fede fresca, una fede diversa, che non sia più vissuta con pesantezza, con un senso quasi di insofferenza verso la religione, verso Dio, ma qualcosa che possa diventare nuovamente attraente, che possa essere leggero e bello per tutti quei cuori di uomini e donne che si sono allontanati da Dio per un motivo o per un altro. Questa Chiesa è nata per portare tutti alla comprensione della verità fino in fondo, della verità assoluta, perché Dio non è una verità relativa. Dio è venuto per rivelarci la sua verità assoluta e in questo tempo ce la rivela fino in fondo. Sta a noi allargare il cuore, aprire la mente, far vivere l'anima finché possiamo accogliere il pane vivo disceso dal cielo e le parole di verità che ci vengono donate, affinché insegnamento dopo insegnamento, parola dopo parola, ognuno di noi possa restare sì fanciullo nel cuore, ma crescere nella fede e diventare responsabile, santo e gradito agli occhi di Dio. Ecco questa Chiesa che dona la sua divina misericordia a chi è sinceramente pentito nel cuore. Vi ripeto, a chi è sinceramente pentito nel cuore. Il cuore di questo brano di Vangelo oggi è il perdono, da dare agli altri, ma anche il perdono che ognuno di noi desidera avere da Dio. Perché questo perdono, amici cari, non può essere una pretesa. Questo perdono deve essere una conquista. Questo perdono deve essere desiderato nel cuore, affinché con la contrizione nel cuore ci si possa veramente inchinare con la propria anima a questo Padre che ha sofferto dei nostri peccati, che ha sofferto della nostra lontananza come quella del figlio il prodigo, che prega perché ognuno di noi possa tornare e possa rimettersi in cammino e possa abbracciare la santità. Ma quel perdono non è automatico, quel perdono non è scontato, non è dovuto. Quel perdono il Padre lo può dare così come può non darlo. Esattamente come ha fatto il re di questa parabola, che prima, impietositosi del fatto che questo servo si fosse addirittura inginocchiato innanzi a lui, chiedendo perdono e promettendo che avrebbe restituito tutto fino all'ultima moneta, glielo concesse questo perdono. Ma poi
informato della crudeltà di questo servo verso un suo pari, verso un suo fratello che aveva un debito molto inferiore a quello che lui aveva con il re. Vedendo che il suo cuore non era stato buono, non era stato generoso, non era stato riconoscente con il fratello, consapevole della riconoscenza che avrebbe dovuto dare a questo re. Perché a volte, per dire grazie a Dio, bisogna saper essere anche buoni con il prossimo, non in un rapporto univoco tra noi e Dio, come se esistesse soltanto noi e Dio. C'è un modo di amare Dio che passa attraverso i fratelli. Questo servo, il suo fratello non l'ha amato, l'ha disprezzato, l'ha strozzato quasi fino a soffocarlo e non ci ha pensato due volte a volergli rovinare la vita. Ecco questo re, ecco questo padre che tutto vede nel nostro cuore. Non possiamo pensare di prenderci gioco di questo Dio, che non solo vede le nostre azioni, ma legge nel nostro cuore e ascolta i nostri pensieri. E nel momento in cui ha dimostrato questa cattiveria, il perdono che gratuitamente gli era stato donato, addirittura cancellandogli tutto il debito, gli è stato aumentato, gli è stato tolto quel perdono ed è stato punito peggio di come sarebbe stato punito prima. Questo Padre è un Dio di grande misericordia e noi poc'anzi abbiamo invocato la sua divina misericordia su di noi, ma l'abbiamo invocata, l'abbiamo chiesta, l'abbiamo supplicata, non l'abbiamo pretesa. E questo perché è un modo di amare e di rispettare questo Padre, che non è un robot che si schiaccia il pulsante e fa quello che diciamo noi, così come viene insegnato in un'altra casa. Ma è un Padre buono e giusto che, se vede sincerità nel cuore, cancella ogni peccato. L'unico peccato che non sarà mai cancellato è quello contro lo Spirito Santo, il peccato che porta a negare la divinità di questa opera, che porta a negare l'opera di Dio e la sua persona. Quel peccato non sarà mai perdonato, mai perdonato sarà questo peccato. E ricordiamoci anche di un'altra cosa, fratelli. Non possiamo pensare di avere un piede in due scarpe. Non possiamo pensare, da una parte, di credere nel mistero di Dio, di vivere gli insegnamenti, di ascoltare gli insegnamenti che ci riceviamo, per poi gozzovigliare e vivere una vita piena di vizi. Magari calcolando e pensando che per adesso faccio così, un po' e un po'. E poi magari alla fine della mia vita, magari in punto di morte, chiedo perdono, illudendomi che il Padre possa così cancellare tutto. Non funziona così. Il perdono è una conquista e deve essere conquistato in tutta una vita, che deve portarti a desiderare di allontanarti dal vizio, deve portarti a desiderare di non peccare più. Come disse la donna adultera, va e non peccare più. È stata perdonata, sì, ma gli ha detto va e non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio. Il perdono va meritato, il perdono va conquistato, il perdono va desiderato. E devi essere come quel figlio al prodigo, che non è tornato per un tornaconto personale, che non è tornato perché non aveva più nulla da mangiare, è tornato perché aveva capito in cuor suo che amava questo padre e non voleva più deluderlo, non voleva più ferirlo, non voleva più farlo soffrire, ma voleva riabbracciarlo, voleva riconciliarsi con lui. Ha pianto sul suo peccato, ha sofferto dei suoi errori, si è inginocchiato innanzi a questo padre
per riprendere la sua mano, per appoggiare la sua testa sul suo cuore e consolarlo. Ecco il rapporto che dobbiamo avere con questo Padre. Ecco il rapporto d'amore che questa Chiesa vuole insegnare a tutti ad avere con Dio. Non come altri insegnano nella Chiesa romana su una falsa gratuità del perdono di Dio o sul fatto che tutte le religioni tanto portano a Dio e quindi siamo fratelli tutti. No, questo insegnamento è falso. Solo in Gesù Cristo vi è la salvezza e solo in Gesù Cristo vi può essere il perdono. In nessun'altra strada, in nessun'altra via. Gesù ce l'ha detto, se ce ne fosse un'altra di strada ve l'avrei indicata. Noi viviamo in una società altamente corrotta, in una società malata, in una società dove ogni giorno vediamo montagne di ingiustizia e ci sono tante persone disperate che cercano ancora Dio. Questa Chiesa è qui, pronta ad accoglierli, se sinceramente pentiti. È pronta a portarli sulla retta via affinché possano riconoscere la verità e abbracciare e conquistarsi la vita eterna. Ma la salvezza non è gratuita. Vi ripeto, la salvezza è una conquista che passa attraverso il vivere una vita in modo retto e santo, affinché si desideri entrare nel regno di Dio. E la porta d'ingresso del regno di Dio non è una porta larga, come altri vorrebbero far credere, per andare incontro alle esigenze di tutti. La porta per entrare nel regno di Dio è stretta. E per poterci entrare dobbiamo abbandonare il nostro io per far trionfare, dimorare in pienezza Dio dentro di noi, affinché ognuno possa morire, annullarsi, sparire per ritrovare tutto in Dio. Questa è la vera fede dei figli di Dio. Una fede che dovrà essere capace di spostare le montagne. Quali montagne? Le montagne di ipocrisie, le montagne di ingiustizie, le montagne di corruzione che ci sono ovunque. Con la nostra fede e con l'aiuto di Dio, tutto questo si può fare. Questa Chiesa, amici, è nata come risposta a tutta quella disperazione che c'è nel mondo, a tutte quelle persone che cercano e desiderano ancora trovare Dio, vivere Dio, ritrovare l'amore di Dio. E questa Chiesa si china sulle sofferenze di tanti per ridare speranza a chi si sente abbandonato da tutti, per portare tutti a credere che le cose potranno cambiare, perché Dio vuole riportare questo mondo a un ordine santo, affinché la verità trionfi e affinché la volontà di Dio sia fatta in terra così come è fatta in cielo. In questo noi crediamo, in tutto questo noi crediamo, in tutto ciò che proclamiamo noi crediamo. Forse queste cose fanno sorridere tanti che pensano che siamo dei sognatori, ma questi sognatori, se continuano e perseverano su questo pensiero, andranno all'inferno, si perderanno e non entreranno mai nella porta stretta e men che meno erediteranno la terra e la vita eterna. Come dice Maria, Dio spiegherà la potenza del suo braccio e disperderà i superbi nei pensieri del loro cuore.
rovescerà i potenti dai loro troni e innalzerà gli umili, ricolmando di beni gli affamati e rimandando i ricchi a mani vuote. Soccorrerà il piccolo resto di Israele, suo servo, e si ricorderà della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Abbiate fede, figli di Dio. Abbiate una fede granitica, una fede forte, una fede tanto da meritare l'amore e il perdono di Dio. Perseverate nel vostro cammino, figli di Dio, e combattete la buona battaglia affinché possiate conservare la fede. E a voi, cari giovani, abbattete con la forza della vostra gioventù, con la forza che vi caratterizza, le montagne di ipocrisia che ci sono in questo mondo. Con la vostra fede giovane, con la vostra energia e la vostra carica, abbattete ogni iniquità per far vivere a tutti Gesù, quel Gesù che voi vivete in prima persona, quel Gesù che voi conoscete intimamente, quell'eterno fanciullo che vive nel vostro cuore, quel Gesù ripieno di ogni bontà, che ora come allora condurrà tutti alla vittoria. Non fatevi intimorire da nessuno, ma vivete sull'esempio del grande santo di cui oggi celebriamo il martirio, Giovanni Battista, il grande precursore di Gesù, colui che, amici, non ha avuto paura di abbattere le montagne di ipocrisia di quel tempo. Quel santo che non parlava della gratuità di Dio, ma invitava tutti alla conversione, che non concedeva gratuitamente il perdono di Dio, ma richiedeva pentimento affinché quel cuore desiderasse veramente di riconciliarsi con Dio. Giovanni, quell'uomo che non ha avuto paura di rispondere sì alla chiamata di Dio, che non si è fatto intimorire da nessuno, che non è sceso a compromessi con nessuno, men che meno con i potenti di quel tempo, per portare tutti alla salvezza, avendo Gesù come unico faro della sua esistenza. Giovanni non è morto nel dubbio di aver servito un impostore. Giovanni non è morto pensando di aver fallito nella propria vita. Giovanni ha dato tutto, vita compresa, per far sì che Dio potesse trionfare nel cuore di tutti, così come ha fatto la fanciulla di Dio, così come ha fatto Maria Giuseppina Norcia, precursore del ritorno di Gesù, che con fede incrollabile ha compiuto tutto ciò che il Padre le ha chiesto. E noi tutto le dobbiamo, perché grazie al suo sì ci ha permesso di raggiungere, ecco, questa terra d'amore, il centro della misericordia infinita di Dio, la nuova Gerusalemme, dove abbiamo trovato Dio ad attenderci, pronto, nella nostra voglia di rinascere dall'altro, nella nostra voglia di essere fatti nuovi, pronto a perdonarci, per ripartire insieme, mano nella mano. Abbiamo trovato un dono inestimabile, senza averlo compreso all'inizio. Ma noi non smetteremo mai di credere in ciò che ella ci ha rivelato. E uniti al suo cuore, uniti al cuore di Gesù Cristo, andiamo avanti, consapevoli che tutto dobbiamo conquistare e che per vincere bisogna arrivare fino in fondo. Fratelli, siate misericordiosi, come misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato. Una buona misura, pigiata, scossa, traboccante, vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. E siate forti, come forte Gesù
e come forte Maria. E con questa forza manifesteremo la forza di questo Padre, l'amore di questo Padre, che è buono e santo, misericordioso e giusto. E così sia.